Lo spettacolo è nato per il bando Mitici, per cui un'idea e ci siamo basati, abbiamo scelto un tema che volesse essere molto forte, cioè l'alimentazione, in particolare la carne, cioè il rapporto con la carne come specchio in qualche modo del rapporto dell'individuo con gli altri, col rapporto col mondo animale. Cresciuto con madre vegetariana, ma vi rendete conto che sfiga? Niente salsicce, niente bistecche, niente costine, niente costate, niente pollo arrosto, niente grigliate, niente agnello, ma soprattutto niente hamburger! A pranzo, cereali e verdure. A cena, legumi e verdure. A pranzo, verdure e cereali. A cena, verdure e legumi. Cereali, 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 verdure, 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 verdure. Ah, legumi. 12 anni, prima paghetta, 10.000 lire, grande uscita con gli amici, dove ci fiondiamo? Da Burghi! Più gusto di Burghi, nessuno, nessuno, nessuno di là. Niente carne. È più forte di me. Non ci sono mai riuscita. Mai! Neanche durante il ciclo. C'è chi ne ha bisogno durante il ciclo. Io no. Mi fa schifo. Penso al sangue, il sangue del ciclo e il sangue che sto mangiando. Mi fa schifo e non capisco perché non faccia schifo anche alle altre. Ho provato con la carne bianca, ma no, vedo la coscia e vedo i nervi e anche altre cose. È come il fegato, avete presente? Quando lo tocchi balla tutto. Fa schifo, diciamocelo, a me viene sempre da vomitare. Eppure dovrei, e lo dice lui, il medico. Cara, guarda che sei anemica, ma la vogliamo mangiare una bistecchina ogni tanto? Ma anche no, mi fa schifo, ma mangiatela te. Io sono vegetariana, tendente vegana. I miei collaboratori sono onnivori, ma onnivori bio, per cui hanno comunque un'attenzione particolare a ciò che mangiano. Io sono 30 anni che lavoro con i polli. Il mio papà lavorava con i polli. Il papà del mio papà lavorava con i polli. E il papà del papà del papà del mio papà lavorava con i polli anche lui, e io lavoro con i polli. E io ci parlo con i polli, e li capisco. Certo, cosa ti dici? Te che avresti da sentire la mamma quando vi parla con i piccolini, è una roba incredibile. E quindi è nato in questo modo, partendo dall'idea, dallo spunto, e poi aggiungendo materiali, aggiungendo ricerche, aggiungendo collaborazioni anche con figure diverse, per esempio questo veterinario omeopata che lavora all'isola di Gorgona, carcere, dove hanno un allevamento. Io non ho mai incontrato uno nella mia vita della grande distribuzione, allevatori, operai, veterinari, no, dei amici, che pensi che l'animale non soffra. E allora se questo è il punto, quanta sofferenza è tollerabile? Se questa è la domanda che la gente si deve fare, quanta sofferenza sei tu disposto a sopportare per il tuo mangiare? L'idea è stato evitare l'estremizzazione ideologica, proprio perché noi abbiamo punti di vista diversi e non volevo che né il mio né quello di qualcun altro fosse quello prevalente. L'idea era porre delle domande al pubblico e lasciare al pubblico la risposta. La nostra idea è stimolare la riflessione e ovviamente dare in qualche modo degli input, dei punti di vista. Ma il mio ex non capiva. Pensava che fosse un problema di proteine animali. Perché non rimane incinta? Sembrava mia madre. Ogni sera mi faceva vedere i programmi specializzati nella preparazione di piatti a base di carne. Voleva che gli preparassi quei piatti. Ed io, cieca, innamorata, lo facevo.
mettevo la mascherina per non sentire l'odore. Mettevo i guanti per non toccarla con le mani nude. Mi sentivo una chirurga ai primi tagli e cucino. E poi mi pregava, mi supplicava di assaggiare. E io cieca, o innamorata, provavo. Poi di corsa in bagno. Era più forte di me. Avevo il rigetto. La figura del Minotauro è una figura particolare perché in realtà è molte cose. È Minotauro perché è mezzo uomo e mezzo animale. Ci richiama alla mitologia. È anche un dio, se vogliamo, perché gioca con gli uomini e li gioca. E poi è molto legato invece appunto al mondo della terra, al mondo dello sporco anche, dell'impuro. Assume diverse funzioni all'interno dello spettacolo, però per richiamarci a una alterità rispetto al mondo comune, consueto, quotidiano, ecco, che è rappresentato invece dai dialoghi degli altri personaggi. Abbiamo deciso di creare un progetto, non semplicemente uno spettacolo teatrale, quindi abbiamo creato questa piattaforma, un blog, che desse testimonianza di tutte le nostre attività di ricerca. Abbiamo fatto delle interviste, dei video. Quanto ci mette un pulcino a crescere, a diventare pollo e poi ad essere macellato? Cioè a quanto tempo viene macellato un pollo? Ma questa razza cresce in 150 giorni, 160 giorni. E poi siamo arrivati alla creazione di una drammaturgia, di un testo, poi finalizzato ovviamente alla messa in scena durante il festival. Caratteristica insomma, che mi è piaciuta è stata la volontà della Fondazione di mettere i progetti in contatto con le realtà produttive. Ci ha supportato finanziariamente con una borsa di studio, ci ha supportato in termini di logistica, ci ha fornito una sala prove e poi qua ci ha dato lo spettacolo, le luci, l'aiuto tecnico per metterlo in scena effettivamente, sì. Bye.